Rossi contro blu. James è una locomotiva molto orgogliosa. Adora sbuffare in giro per Sodor, mettendo in mostra la sua vernice rosso fuoco. Tuttavia, la divisa della squadra di calcio di Sodor è blu. Quindi, quando c'è la partita, ovunque vada Thomas, viene salutato da tutti i tifosi della squadra di calcio perché la sua vernice è blu. Salutano anche Edward, perché anche lui è dipinto di blu. Ma non fanno lo stesso con James, perché la sua vernice è rossa. Una mattina presto, James e Thomas furono chiamati al rapporto da Sir Topham. Ciao, Thomas! Buongiorno, James! Buongiorno, signore! Oggi il Sodor United ha un'importante partita contro Barrow. E io dovrò arbitrare la partita! Oh! Ci scusi, signore! Mi aspetto la presenza di moltissimi passeggeri in più oggi, quindi voglio che voi due collaboriate per portarli dalla stazione fino al campo di calcio a Drive. Sì, signore. Collaboreremo. Può contare su di noi, signore. Palla! Arriva, ragazzi! Mamma mia! Ecco, sì, beh, sarà una lunga giornata per tutti oggi, quindi mettetevi al lavoro subito. Sì, signore. Partiamo subito, signore. Come sempre, quando i tifosi della squadra di Sodor videro Thomas, gli fecero una grande festa. James andò a prendere i tifosi di Barrow, che erano arrivati con il traghetto dalla terraferma. Ma indossano tutti indumenti rossi. Guardate, bambini, quella locomotiva è rossa. Deve essere tifosa della nostra squadra. Oh, sì! Lo sono e come? Evviva i rossi! Rossi! Forza, andiamo, rossi! James, i tifosi di Barrow sono vestiti di rosso. È proprio così, Thomas. I rossi sfideranno i blu stasera. Mi chiedo chi vincerà, la squadra rossa oppure la squadra blu. Che ne pensi? Beh, vedremo chi sarà la migliore alla fine. Ma ragazzi, pensavo che voi due doveste collaborare almeno per oggi. Mentre tornavano a prendere altri passeggeri, erano entrambi determinati ad essere la locomotiva più veloce. Al campo di calcio, Thomas e James stavano aspettando con impazienza che i passeggeri scendessero. Volevano ancora scoprire chi fossero i più forti, i rossi o i blu. Ah, la squadra rossa passa in vantaggio, Thomas! Ma James, io... Quando mancava poco all'inizio della partita, James aveva ancora un carico di passeggeri da prendere. Datevi una mossa, lumaconi! Non volete che siano i rossi a vincere? James voleva arrivare alla stazione di Drive prima di Thomas. Così decise di non aspettare oltre. Ma poi... Aspetta! Ci fu un problema. Quei lumaconi non erano passeggeri qualunque. Erano i giocatori della squadra di Barrow. Senza di loro non ci sarebbe stata nessuna partita.
Nel frattempo, Thomas era così determinato ad arrivare alla stazione di Dryu prima di James che non si fermò alla stazione Kelsthorpe, dove l'arbitro, Sir Topham, stava aspettando. Thomas! Thomas! Fermo! E senza un arbitro non ci può essere nessuna partita di calcio. Thomas e James erano entrambi nei guai, solo che ancora non lo sapevano. Viva il blu! Viva il blu! Viva il blu! Viva il blu! Andiamo, Sodor! Siamo i numeri uno! Viva il blu! Un'altra vittoria per la squadra dei rossi! No, non è vero! I rossi sono i migliori! No, i blu sono i migliori! Rossi? Beh, vedremo chi sarà il migliore alla fine! Viva i rossi! Viva i rossi! Viva Dove i rossi! Viva James. I rossi! Viva James. I... Che c'è? La partita non dovrebbe essere già cominciata? Perché non ci sono? Avevano troppa paura di noi. Perché ci mettono tanto? Avanti, cominciate! Ma io vedo soltanto una squadra in campo. Cosa? Oh, sì. E dov'è l'arbitro? E poi ci fu un problema. Thomas, James! Devo dare a tutti e due un cartellino giallo. Un cartellino giallo? Ma che cosa significa, signore? È un'ammonizione. Vi avevo chiesto di collaborare oggi e invece siete entrati in competizione l'uno con l'altro. Fate un altro errore e darò un cartellino rosso a tutti e due. In una partita un cartellino rosso significa che siete espulsi, siete fuori dal gioco. Ma noi non vogliamo essere fuori dal gioco, signore. Silenzio! Dopo la partita lavorerete insieme e porterete tutti a casa, a prescindere dai colori della squadra, che sia rossa o blu. O verde. Andiamo a vincere! Thomas, sai tutta questa storia dei rossi contro i blu? Sì, mi dispiace molto, James. Avremmo dovuto collaborare da subito. Sì? È meglio quando lavoriamo insieme per lo stesso obiettivo. Oh! Potremmo riavere indietro la palla?